Il 28 giugno dell'anno 1914, l'erede al trono d'Austria, Francesco Ferdinando, si trova in una cittadina a sud dell'impero austro-ungarico, Sarajevo. Sarajevo è il capoluogo di una regione dell'impero chiamata Bosnia. Mentre il principe con la moglie attraversa la città in carrozza, uno studente spara a entrambi uccidendoli. Chi è questo studente? Si chiama Gavrilo Princip. È nato in Bosnia e abbiamo visto che la Bosnia è un territorio sottoposto all'impero austro-ungarico. Ma quando da studente si sposta a Belgrado, Gavrilo entra in contatto con i gruppi indipendentistici, cioè che vogliono l'indipendenza della Bosnia e vorrebbero che la Bosnia, appunto indipendente dall'Austria, potesse riunirsi con la Serbia. E anche la Serbia vede di buon grado questa possibilità. Gavrilo, insieme ad altri compagni, entra in contatto con un'organizzazione che si chiama Mano Nera e che è quella che fornirà a lui e agli altri le bombe e le pistole per l'attentato. È lui quello che riesce ad uccidere l'arciduca Francesco Ferdinando e anche sua moglie e verrà subito arrestato. Subirà il processo e morirà nel 1918. Noi però dobbiamo abbandonarlo al suo destino, perché quello che invece ci interessa è l'attentato di Sarajevo e le sue conseguenze. La morte di Francesco Ferdinando è un colpo durissimo per la casa regnante austriaca. Bisogna infatti ricordare che in quel momento l'imperatore Francesco Giuseppe ha già 84 anni. Suo figlio, che si chiamava Rodolfo, è morto 25 anni prima in circostanze misteriose. L'altro erede al trono, Francesco Ferdinando, è appunto appena stato ucciso a Sarajevo. A questo punto l'Austria accusa la Serbia, in particolare di proteggere l'organizzazione che aveva pianificato l'attentato. Per questo motivo il governo austriaco invia alla Serbia un ultimatum. Vediamo la pagina originale dell'ultimatum austriaco. L'ultimatum è un atto diplomatico ufficiale con il quale uno Stato intima a un altro di rispettare alcune condizioni precise, stabilendo anche il tempo entro il quale ci si deve adeguare a tali richieste. Se l'ultimatum viene respinto, si può arrivare a una dichiarazione di guerra. In questa altra pagina originale, il governo serbo discute alcuni dei punti dell'ultimatum, ma si trova ad essere assolutamente contrario a uno in particolare di questi punti. L'Austria, infatti, con l'ultimatum pretende ampi poteri per indagare su quello che è successo non solo in Austria, a Sarajevo, in Bosnia, ma anche nel territorio serbo. A questa richiesta la Serbia risponde di no, rifiuta, e quindi l'Austria dichiara guerra. Il 28 luglio 1914 incomincia la Prima Guerra Mondiale. In poco tempo il sistema di alleanze difensive europee scatta a catena. Ricordiamole brevemente: la Triplice Intesa comprendeva la Gran Bretagna, la Francia e l'Impero Russo, mentre la Triplice Alleanza collegava Germania, Austria e Italia. Inoltre la Russia considerava fratelli i popoli slavi, tra cui appunto anche i serbi, e per questo motivo subito dopo il 28 di luglio del 1914 lo zar mobilitò l'esercito per intervenire contro l'Austria. Vista la mobilitazione russa, la Germania dichiarò guerra alla Russia e anche alla sua alleata, la Francia, il 1 agosto 1914. Temendo la potenza tedesca, la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania il 4 agosto dello stesso anno. Nei giorni immediatamente successivi, Francia e Gran Bretagna entrarono in guerra anche contro l'Austria. Solo l'Italia, che il 2 agosto del 1914 si era dichiarata neutrale, per il momento rimase estranea al conflitto. L'attentato di Sarajevo e la tensione fra Russia e Austria per il controllo dei Balcani sono gli eventi scatenanti della guerra, ma non le cause più profonde. Le vere cause del conflitto, infatti, si devono leggere in una situazione più generale.
Alla fine del primo decennio del XX secolo la situazione europea era a dir poco esplosiva. Ogni grande impero o regno ha ragioni di profondissima ostilità nei confronti di almeno un'altra potenza europea. Proviamo quindi a riassumere molto velocemente il quadro che caratterizza l'Europa alla vigilia della guerra. L'impero ottomano si sente minacciato dai russi che vogliono espandersi nel Mediterraneo, ma i russi sanno che Austria e Germania non permetteranno loro di espandersi nell'area balcanica. Da parte sua, l'impero austriaco deve rispondere alle richieste indipendentiste delle varie nazioni, mentre la Germania, che dispone dell'apparato industriale ormai più potente d'Europa, intende servirsene per arrivare a dominare i mari e a ingrandire l'impero coloniale tedesco. La Gran Bretagna si sente dunque minacciata dalla Germania nel suo ruolo di prima potenza economica d'Europa e del mondo, mentre la Francia medita vendetta contro la Germania per la sconfitta subita nel 1870 e intende riappropriarsi dei territori renani che Bismarck le aveva sottratto. Da parte sua l'Italia vuole portare a termine l'unificazione nazionale conquistando le regioni austriache a sud dell'arco alpino, il Trentino e la Venezia Giulia. Non bisogna poi dimenticare altri due protagonisti: il Giappone, che mirava a espandersi in Cina in cerca delle risorse di cui era privo, e gli Stati Uniti, che volevano contare sul piano internazionale e potenziare i loro commerci con l'Europa. In questo intrico di cause, la più importante può essere letta nel contrasto fra la crescente potenza industriale della Germania e il lento ma costante declino economico della Gran Bretagna. La Germania vede nella guerra l'occasione per affermarsi come prima potenza mondiale. La Gran Bretagna si impegna a difendere con ogni mezzo la propria supremazia. Detto questo, proviamo a riassumere brevemente tutta questa serie di cause, partendo proprio dalle ultime che abbiamo appena citato. Quindi, per prima cosa, la volontà della Germania di affermarsi come prima potenza mondiale. Dall'altra parte, la volontà invece della Gran Bretagna di difendere il suo primato di potenza economica dell'Europa e potenza economica del mondo. Accanto a questo dobbiamo aggiungere il sistema delle alleanze che abbiamo visto prima, cioè la triplice alleanza e la triplice intesa, che determina una vera e propria sorta di reazione a catena e coinvolge un numero sempre maggiore di stati. Inoltre, abbiamo ancora ben presenti le tensioni diplomatiche in una zona che era stata teatro di diverse guerre negli anni precedenti, i Balcani. Su tutto questo background di cause numerose e intricate, quindi, va ad aggiungersi anche la diffusione del nazionalismo, un nazionalismo acceso e propagandato anche dai giornali dell'epoca, che esaltavano la guerra contro le altre nazioni come fonte di espansione e di supremazia, tenendo anche conto che i giornali più diffusi appartenevano a grandi gruppi industriali che avevano il massimo interesse a promuovere la guerra per ottenere delle commesse belliche. Su tutto questo intrico di cause si appoggia appunto l'attentato di Sarajevo e quindi scoppia la prima guerra mondiale.